Imbascione! Imbascione! Chi è? Pronti! Appresta gli uomini, appronta gli animali. Ho deciso, oggi stesso partiremo per un lungo viaggio. È asciuto pazzo padrone. Acceca questo sole, mi infuoca le ossa, la mia pelle in tensione si sgretola e s'alza il vento che tira, spazza, il mio respiro spezza. E picciù, e se ne va buona a me, che mamma te lo sai, ci abbandicine pure a te. E picciù, e se ne va buona a me, che mamma te lo sai, ci abbandicine pure a te. Al mondo e voi dormite, miriadi di esseri, in alto, in basso, in mezzo, io, uomo, al centro. La luna gira al mondo, la luna gira al mondo e voi dormite, la luna gira al mondo, la luna gira al mondo e voi dormite, la luna gira al mondo e dormo, dormo anch'io, la luna gira al mondo e noi dormiamo, la luna gira al mondo e noi dormiamo, la luna gira al mondo e noi dormiamo. Imbascione! Imbascione! Ho fatto un sogno questa notte, ve lo voglio raccontare. Mi trovavo in una vasta piana, gialla, bruciata dal sole. Echi di musiche, come forze misteriose, mi chiamavano, mi attiravano. Intorno a me volteggiavano gli oggetti della mia vita quotidiana. Sedie, tavoli e libri. Centinaia e centinaia di libri, i miei quaderni. E si sfaldavano. E le pagine bianche ingrandivano come ali di uccelli preistorici. Fino a coprire il sole. D'improvviso un vento dirompente spazza.
forza via tutto. E in fondo alla pianura, a sud, qualcosa come forza misteriosa mi attrae, mi chiama. È un dorato gigantesco, Latrodectus tredecim guttatus. Anima, è che suona che si fanno sti signora. Io non mi faccio mai suonare così, non tengo mai la panza così piena. Quando buono buono mi sogna qualche cosa, e che mi posso sognare un po' di pasta e fagioli, una purpetta, quattro purpette, va, ma mai stupido tecnica ingiassata. Ne, padrone, ma esattamente che vi siete sognato? Imbecille d'un bimbascione napoletano. Il Latrodectus tredecim guttatus è un piccolo ragno della famiglia degli aracni. Ma non ti preoccupare di cose che non ti riguardano. Un lungo viaggio ci attende, un lungo viaggio. A sud!